anime belle. Oggi profumi, perplessità. Allora, ci sono tre profumi qua che io sto utilizzando abbastanza spesso anche per studiarmeli e capirli. Nel senso che non riesco ancora a dare una recensione positiva al 100% per un motivo o per l'altro. Adesso li vediamo insieme, ne parliamo insieme e se voi avete qualche cosa da scrivermi a riguardo mi farebbe davvero piacere. Il primo che trovo veramente è stata un po' una delusione, nel senso che io avevo sentito il sample di questo profumo tanti anni fa e mi era piaciuto tantissimo, però ero rimasta un po' così sulle mie per il costo del profumo e per la durata, no? Che mi sembrava che fosse piuttosto leggero. In realtà ho trovato una buona offerta. Sto parlando di Juliette Zagan, Lady Vengeance, Lady Vendetta. Ho trovato questa offerta, è un tester da 50 ml, nuovo, nuovissimo. Non lo sto indossando spesso, ne basta una spruzzata che su di me ha veramente un successo, una durata, una proiezione incredibile. Io vi leggo cos'ha dentro. Questo profumo è nato nel 2006 da un progetto di Romano Ricci, credo il nipote di Nina Ricci. Abbiamo una rosa muschiata legnosa, patchouli, ambra, floreale, speziato caldo, speziato fresco, talcato, lavanda. È tutto ciò, è veramente tutto ciò. È del gruppo Chypre Floreale, il naso è di Francis Courgeant, abbiamo in testa la lavanda e il bergamotto, nel cuore la rosa bulgara, rosa del Marocco e patchouli, abbiamo anche il geranio e due note iso e super, che dovrebbero ricreare una nota legnosa, e una base di muschio bianco, ambroxan e vaniglia. Allora, questo profumo, o il mio pH a giorni alterni, quando decido di provarlo, è diverso ogni volta, perché ora, annusandolo qui, io non sento tanto la lavanda. Lo sento fresco, sì, ma vira al mio naso più la rosa in questo profumo, una rosa umida, una rosa aromatica umida però, e ovviamente sì, il patchouli, un che di legnoso, ma ci sento anche un che di pulito e di fresco che mi fa piacere, mi fa davvero tanto piacere. Però, proprio per il fatto che mi dura tanto addosso, in certi momenti a me sembra un po' pesantuccio. Io non riesco ancora a capire, perché il profumo è veramente buono, veramente femminile. Ha dei tratti femminili, ma dei tratti molto unisex. È un po'... è buono. Vi ripeto, io ci sento una rosa bagnaticcia, lievemente zuccherina, con un patchouli che gli dà carattere e con un che di pulito arioso. Difficilissimo per me descriverlo e essere al 100% convinta di darvi una recensione o positiva o negativa. E lì non so dove collocarlo, se tra un profumo che mi piace tanto, un profumo che mi piace, un profumo che non mi piace, non lo riesco a capire. Quindi io lo proverò ancora un pochetto, poi se lo metterò su Vinted ve lo farò sapere. L'altro di cui vi voglio parlare è qui dentro. Ah, questo mi piace tanto, però. C'è un però,
perché mi dovrebbe creare delle perplessità. E qui dentro io ho preso la ricarica e la ragazza di Douglas, Carla, me l'ha riempito del magnifico, io non so come ha fatto a levarlo da qua, del meraviglioso Poison Girl. Anche qui, Poison, Poison, non saprei. Io ero rimasta un po' al Poison di una volta, che ovviamente io ero ragazza e avevo quel profumo, però l'ho usato talmente tanto che non lo posso più sentire. Ecco, questo è un po' come la Vie Belle di quelli. La Vie Belle che non posso sentire assolutamente. Poi mi sono andata a prendere un flanker, me ne sono innamorata. Allora, il Poison Girl è meraviglioso, ma meraviglioso. Lo indosso anche oggi. Io ho preso l'abitudine di spruzzarlo dietro al collo, il profumo, perché mi piace tantissimo. Mi si riempiono anche i capelli, se arriva vento me lo sento arrivare in avanti. Allora, questo è un profumo davvero bello, vanigliato, dolce, mandorla, talcato, agrumato, ambra, frutta secca, legnosa, fruttato e speziato, caldo. Abbiamo in testa arancia, amara e limone. Aspettate. Sì. Un cuore di rosa damascena, rosa di grasse e fiore d'arancio. Ecco, queste tre note si mescolano insieme creando veramente una bella atmosfera, calda, fiorita, allo stesso tempo le note d'arancio, non è un agrume che punge, che lascia, ecco. No, è buono, è quasi zuccherino questo agrume, con una base di vaniglia, mandorla, cashmeran e eliotropio. Sì, perché comunque si scalda, cioè alla fine si scalda, diventa caldo con questa vaniglia, questo sentore sempre di fiore, di rosa e questo arancio zuccherino. Ma che bella è questa fragranza! La mia perplessità è questa. Sì, ok, io ci vado un po' cauta perché non mi va più di farmi la doccia coi profumi, cioè assolutamente. Io non trovo necessario dover dare una spruzzata da tutte le parti di profumo, no, no, mi dà fastidio. Mi piace darmelo dietro al collo. Un pochino qua dai lati, magari sotto la maglia, ma non mi va neanche di esagerare. E lui non ho ancora capito quanto cavolo mi sta addosso, perché come avete visto l'ho spruzzato qui dietro, io non lo sentivo. Cioè ho dovuto spruzzarlo qua per descriverlo. E questo mi desta sospetto, nel senso che poi se lo prendo comunque non ha un costo basso, è un profumo commerciale che però ha un costo elevato, perché comunque si sono alzati incredibilmente i prezzi dei profumi come di tutto il resto. E quindi continuo con questa mini taglia e poi boh, vedrò. Oh, poi ne abbiamo un altro che non se lo filano in molti, anzi non ho trovato un video dove se qualcuno ne parlasse, ed è Elisab Elixir, questo qua che io ho preso nella taglia da 30 ml. E questo io l'ho preso proprio a scatola chiusa, perché? Perché il fascino anche di comprare a scatola chiusa c'è sempre. Cioè, io dico a voi di non farlo e poi sono la prima che lo fa, perché comunque c'è fascino in queste. Comunque, questo profumo qua io l'avevo preso su makeup.it dove c'era un'offertona e credo che a 29 euro un 30 ml di Elisab questo profumo non si trovi da nessuna parte e io l'ho voluto provare. La boccetta è meravigliosa, cioè guardate qua.
una pallina tutta decorata, ma bello, 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 pesa un quintale e mezzo. Elisir, cosa ci aspettiamo dalla scritta Elisir? Allora, qui abbiamo ambra, legnoso, talcato, agrumato. Violetta, terroso, un orientale floreale del 2023. In testa abbiamo neroli e mandarino, nel cuore iris, nella base amberwood, benzoino e mirra. Allora, è un cattivo profumo? No. No, non è un cattivo profumo. È un buon profumo, sì. Lo trovo un elisir? No. Perché elisir? Allora, è molto buono e l'apertura io la trovo fruttata, che sia il mandarino. Quel che sento io non cozza con le note riportate, ecco, cioè neroli e mandarino, iris, amberwood e benzoino e mirra. Qui è una fragranza strana, è aromatico, sento qualcosa di fruttato, percepisco la mirra che è piacevole. Non è ecclesiastica, non è da chiesa, è buona e aromatica. Ma laddove c'è scritto violetta terroso, questa violetta che rimane sempre non la sento. Buono, un buon profumo piacevole, speziatino, l'amberwood legnoso, scusate, non speziatino. Ambrato, legnoso. Sì, è un buon profumo, non dura granché addosso. Consiglio comunque di provarlo perché io lo sento diverso dalle note riportate in descrizione. Perché sì, l'ho preso a scatola chiusa, ma l'ho preso a scatola chiusa dopo aver letto Fragrantica, le note riportate sul sito. E se io mi ci trovo in Fragrantica la nota della violetta, vado in brodo di giuggiole, quasi mi convinco che. Neroli, mandarino e iris. Se c'è l'iris, ok, mi dico. Ma in realtà no, sulla mia pelle è legnosino, aromatico. Io non mi fa drizzare un pelo, ecco. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stata utile, che vi abbia un po' incuriosito a sentire queste fragranze. Vi mando un grosso bacio, vi auguro una buona vita a tutti, iscrivetevi al canale, spolliciate!